Buongiorno a tutti da goldendaddle.wordpress.com e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con la videoanalisi, una videoanalisi odierna che prenderà in considerazione gold, cotton e sugar. Partiamo come di consueto dall'analisi del gold future, un'analisi che ci presenta una situazione sostanzialmente piatta e con una leggera, se vogliamo, debolezza di fondo. Dall'analisi del grafico tramite i livelli di Fibonacci, giusto per avere una panoramica di supporti e resistenze, possiamo notare come sono ancora in essere i due segnali short del 12 e del 15 aprile, segnali che avevamo già individuato e commentato nei passati articoli e video analisi. E la novità, se vogliamo, è che ci indica anche appunto questa sostanziale debolezza del sottostante. È l'entrata in contatto, essere entrata in contatto con la media mobile a 50 periodi, ossia quella più veloce che usiamo per le nostre analisi di trend. Una media mobile che al contatto ha fornito uno stop puntuale, peraltro, ai rialzi, causando la discesa dei prezzi al di sotto della fascia resistiva, compresa tra il 61,8 ed il 50%. Del segnale short del 15 aprile, un livello questo che non è più stato varcato dai prezzi dell'oro che si muovono, come abbiamo detto, in laterale, in trading range compreso tra l'estensione al 161,8 del segnale short del 12 aprile, questo evidenziato dalle linee di Fibonacci azzurre, corrispondente a quota circa 1431 dollari per oncia, ed il 100% del segnale short del 15 aprile, evidenziato dalle linee di Fibonacci rosse, situato a 1335 dollari per oncia circa. Un'eventuale fuoriuscita da questo trading range potrebbe causare movimenti anche importanti nell'una o nell'altra direzione. Per adesso, dal punto di vista tecnico, la situazione rimane in laterale, una lateralità che viene confermata anche dall'indice di forza relativa a 14 periodi, che, come possiamo vedere, è in zona pienamente neutra, praticamente equidistante sia dall'area di ipercomprato che dall'area di ipervenduto. Sempre sul gold future, l'analisi tramite oscillatore Ichimoku, anche qui non ci presenta nulla di nuovo. Possiamo notare la presenza effettivamente di un cross positivo, ossia la Tenkan Sen, questa rossa, che sarebbe la media costituente l'oscillatore più veloce, quota al di sopra della Kijun Sen, questa blu lenta, però la situazione permane sostanzialmente nella lateralità, con i prezzi che sono inseriti in modo pressoché perfetto tra le due medie e lontani dall'Akumo, quindi dalla cloud che costituisce un po' il cuore di questo oscillatore per chi lo conosce. E quindi per ora una situazione flat, cautela nell'assumere posizioni nell'una o nell'altra direzione. E monitoriamo attentamente i livelli di supporto e resistenza che abbiamo citato in precedenza, che saranno compresi quindi tra quota 1335 dollari, per oncia, il primo supporto importante, e in senso contrario il superamento delle resistenze che saranno costituite dal 61,8% di retracciamento del segnale short del 15 aprile a quota 1.396 dollari, successivamente il 50% quota 1.415 dollari per oncia circa, e poi la resistenza più importante, ossia l'estensione al 161,8% del segnale dell'impulso short del 12 aprile a quota 1.431 dollari. Passiamo ora all'analisi di cotton e sugar. Partiamo dall'analisi del cotone, che ha fornito dei segnali interessanti. Fornito dei segnali interessanti con l'impulso long del 3 di giugno, un impulso long che ha portato i prezzi a superare, praticamente a entrare in contatto con l'Akumo dell'oscillatore Ichimoku.
Dopodiché vi è stato l'ingresso all'interno dell'Acumo ed un superamento dell'Acumo. Quindi la situazione resta improntata comunque al rialzo, un rialzo che resta confermato anche dagli indicatori. Infatti possiamo vedere la Tenkan Sen continua a quotare al di sopra della Kijun Sen, indicando una situazione fondamentalmente positiva. Nonostante la correzione che è avvenuta in queste 2 giornate, oggi siamo intorno agli 88 centesimi di dollaro, scusate, per libra, ma la situazione, il trend di breve, di fondo positivo del cotone per ora non è assolutamente inficiato, in quanto il segnale, come possiamo vedere, il segnale long che ha pilotato il rialzo è stato effettivamente esaurito, poiché le quotazioni hanno superato nella seduta del 14 giugno, le quotazioni sono andate a chiudere oltre i 90 dollari, quindi l'estensione, il superamento dell'estensione al 423,6% del segnale decreta l'annullamento del segnale stesso, però ricordo, come già detto in passato, l'esaurimento del segnale non indica assolutamente un'inversione di tendenza, semplicemente siamo arrivati ad un livello chiave dove è lecito aspettarsi dei pullback, pullback che sono avvenuti, ma ripeto, senza per ora inficiare il trend positivo di fondo. Le quotazioni si trovano ancora al di sopra dell'Acumo, quindi in territorio positivo, con primo supporto importante a quota 85,2 centesimi di dollaro per libra, corrispondente all'estensione al 261,8% del segnale long del 3 di giugno. Passiamo ora all'analisi del Sugar Future. Il Sugar Future che ci sta dando dei segnali, sembrerebbe di risveglio, in quanto i recenti rialzi, questo del 14 giugno, questa candela estremamente positiva, ci porta ad approcciare, comunque ad avvicinarci molto alla parte superiore del canale ribassista, questo delimitato dalle linee tratteggiate bianche, un canale ribassista che, come vediamo, sta pilotando la discesa dei prezzi ormai veramente da molto tempo, possiamo dire dall'ottobre 2012, i prezzi sono inseriti in questo specifico canale. Anche qui cautela nell'assunzione di posizioni long, in quanto il superamento del canale possiamo vedere è già avvenuto più volte, nello specifico possiamo notare una, due, tre e quattro volte, e tutte le volte sono stati falsi segnali, quindi molta attenzione. La debolezza su questo sottostante rimane notevole per ora, quindi le variazioni di prezzo anche a rialzo sono plausibili, quindi non lasciamoci ingannare e aspettiamo conferme ben precise. In un'occasione, questa nello specifico, 15 marzo 2013, possiamo osservare i prezzi che in giornata, quindi a livello daily, hanno violato a rialzo l'Acumo, un rialzo che non è stato poi confermato dalla chiusura di seduta all'interno e meno ancora dalla seduta successiva, che sarebbe poi la nostra conferma, se vogliamo. La seduta successiva, in questo caso, possiamo vedere che è stata pesantemente ribassista. Quindi monitoriamo attentamente l'evolversi dei prezzi e attendiamo quanto più possibile di avere sicurezza prima di assumere posizioni long. Resistenze eventuali su una continuazione del rialzo le troviamo a 17,45 centesimi per libra, corrispondente al 161,8% di estensione del segnale long del 14 giugno, successivamente a 18 centesimi, 261,8% di estensione, e fino per finire a 18,89 centesimi per libra, che sarebbe la massima estensione del segnale long del 14 giugno. Ovviamente queste resistenze, diciamo,
devono, cioè pretendono la violazione al rialzo del canone ribassista, e in particolare questa a 261,8%, 18 centesimi di dollaro, include l'ingresso nell'accumulo. Quindi massima cautela, e monitoriamo i prezzi intorno a questi livelli. Al contrario, eventuali supporti li possiamo ritrovare a quota 16,83 centesimi, che sarebbe il 50% di ritracciamento del segnale long del 14 giugno. Subito prima abbiamo anche vicinissimo il 61,8 a 16,9 centesimi, andando ancora più in basso troviamo l'origine del segnale a quota 16,5, e a questo punto merita un discorso a parte, poiché la violazione di 16,5 centesimi comporterebbe l'annullamento del segnale long. Quindi dovessimo violare al ribasso quest'area, tutto da rifare, e supporto successivo la parte bassa del canale. Per oggi è tutto, vi do appuntamento con la prossima videoanalisi e gli articoli che ritroverete, e buon trading a tutti.